Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci qua, benvenuti a tutti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata. Siamo ormai entrati nel pieno della stagione della dichiarazione dei redditi e si stanno moltiplicando su tutti i mezzi di comunicazione, probabilmente avrete sentito passare anche qualche spot su Radio 24, gli appelli per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille delle proprie tasse ad enti religiosi, organizzazioni no profit, onlus, centri di ricerca. I giornali in questi giorni sono pieni di pubblicità e se ci sono ancora in giro indecisi magari stanno proprio in questo momento facendo delle valutazioni su chi scegliere, su chi sostenere in questo modo. C'è chi ha particolare sensibilità per le organizzazioni internazionali, chi per la ricerca, chi invece non si fida e non devolve un bel nulla. Ma come funzionano queste donazioni? Da dove arrivano queste somme? Tra quali opzioni si può scegliere? E cosa succede se non si esercita nessuna opzione? E come si esercita l'opzione sulla dichiarazione dei redditi? A Salva Danaio stamattina vi spieghiamo il funzionamento di questi istituti, soffermando sui meccanismi di ripartizione e di destinazione delle somme, sulle modalità di compilazione, sulle opzioni appunto fra cui è possibile scegliere quando si fa la dichiarazione dei redditi. Ci chiederemo inoltre di quali agevolazioni fiscali possono beneficiare i contribuenti che effettuano nel corso di tutto l'anno, quindi non solo in questa circostanza, donazioni benefiche ad organizzazioni no profit. Naturalmente ci sarà anche l'occasione questa mattina per fare il punto sulle scadenze, sulle procedure da ricordare per la dichiarazione dei redditi 2013. Sia che siate lavoratori dipendenti che liberi professionisti. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta se volete chiederci dei chiarimenti sull'argomento di questa mattina. 8 per mille 5 per mille. Giampaolo Concari, componente del comitato tecnico dell'Istituto Italiano della Donazione, uno dei nostri ospiti di questa mattina, buongiorno e bentornato al nostro programma. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. In passato lo avevamo disturbato ed interpellato più volte per chiarirci un po' l'idea sul tema degli istituti a cui queste risorse appunto vengono destinate, perché non è che si possono dare a tutti questi soldi, non si può devolvere a tutti quelli che ci piacciono appunto il 5 per mille. In realtà esistono degli appositi elenchi che ogni anno appunto vengono compilati. In realtà c'è poi anche l'annoso problema del ritardo con cui i trasferimenti delle risorse raccolte attraverso il 5 per mille per esempio appunto vengono devoluti alle società che ne hanno diritto. Quindi ritorneremo anche su tutti questi aspetti che interessano molto tutti i nostri ascoltatori che hanno appunto anche questa vocazione alla beneficenza in qualche maniera, passatemi il termine. E con noi invece per tutti gli aspetti fiscali il dottor Massimiliano Sironi, segretario della Commissione Diritto Tributario Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oltre al numero verde vi rifaccio come sempre il riepilogo dei canali con i quali potete interagire con noi. Ci potete scrivere degli sms al 349-238-6666. Potete scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica che è salvadanaio@radio24.it. Siamo su Facebook al profilo salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Andiamo al tema di oggi, andiamo alla dichiarazione dei redditi, a quella quota delle nostre tasse che vogliamo destinare al 5 per mille o all'8 per mille. La stagione della dichiarazione dei redditi è ormai entrata nel vivo, anche se molti contribuenti avranno probabilmente tirato un sospiro di sollievo grazie alla proroga di alcune scadenze. C'è tempo fino al 16 maggio per la presentazione del 7.30 al sostituto di imposta, che potrà consegnare la dichiarazione dei redditi elaborata non più entro il 31 maggio, ma entro il 14 giugno. Resta invece confermato al 31 maggio il termine per i contribuenti che vogliono usufruire dei CAF. Ad attirare l'attenzione dei cittadini non sono soltanto le date e le diverse procedure da conoscere per effettuare la dichiarazione. Si susseguono infatti ogni giorno e su tutti i mezzi di comunicazione i diversi appelli per la destinazione del 5 per mille e dell'8 per mille delle tasse. Si va dagli enti religiosi alle organizzazioni non profit per arrivare ad università e ad enti di ricerca. Entrambi si ricavano dalla quota destinata all'IRPEF. Il 5 per mille è di fatto un'erogazione liberale che il cittadino può decidere di fare attraverso lo Stato, scegliendo da una lunga lista di organizzazioni ed enti. Se non esercita l'opzione, la cifra resta all'erario. L'ammontare dell'8 per mille, invece, può essere destinato solo ad alcuni enti religiosi, oppure allo Stato,
che dovrebbe utilizzarlo per interventi straordinari in caso di calamità naturali o di sostegno ai rifugiati. Non è obbligatorio esercitare l'opzione, ma in questo caso anche il gettito di chi non sceglie viene ripartito tra le diverse organizzazioni, in modo proporzionale alle scelte espresse. La somma dell'8 per 1000 targata 2012, su cui lo Stato aveva una gestione diretta, ammontava, secondo i dati di Palazzo Chigi, a oltre 181 milioni di euro. Ma le numerose decurtazioni, previste da provvedimenti legislativi, ha spiegato la Presidenza, ne hanno azzerato la disponibilità. La crisi economica del nostro paese, insomma, si è fatta sentire anche in questo frangente. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Stanno già arrivando delle richieste di intervento da parte dei nostri ascoltatori. Saluto Mauro dalla provincia di Padova, che sentiremo fra qualche istante perché pone già sul tappeto delle riflessioni molto interessanti che avevamo già in programma di fare. Mauro, le chiedo solo un minutino di pazienza perché prima vorrei scambiare due parole con i nostri ospiti di questa mattina, iniziando con Massimiliano Sironi, nostro rappresentante dei commercialisti, naturalmente per fare il punto anche sulla dichiarazione dei redditi prima di andare poi alle modalità con cui si può esercitare l'opzione 5 per 1000 o 8 per 1000. Abbiamo avuto una proroga per la consegna del modello di dichiarazione 730 al sostituto d'imposta, quindi non ai professionisti abilitati, in questo caso quindi alla nostra azienda, uno slittamento di scadenza che tra l'altro si è reso necessario per il ritardo nella consegna di molti CUD da parte di molte aziende appunto ai lavoratori. Quindi adesso abbiamo tempo fino al 16 maggio, Sironi? Corretto, come diceva lei, in conseguenza dei ritardi nella consegna del 2013, nel 26 di aprile appunto è stata emanata questa proroga per i soggetti che compilano la dichiarazione 730 e intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, per esempio del datore di lavoro. Il termine per la consegna dei documenti al sostituto d'imposta è stato spostato dal 30 aprile al 16 di maggio. Come poi ricordava il servizio, per i CAF e i professionisti abilitati invece la presentazione del modello 730, cioè l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, invece rimane fissato al 31 di maggio 2013. Benissimo, per cui se ci fosse ancora qualche indeciso sulla scelta dell'organizzazione a cui devolvere, qualora lo voglia fare, appunto il 5 per 1000 delle proprie tasse, ancora qualche giorno di tempo per farlo. Un'altra scadenza invece è stata quella relativa alla giornata di ieri, e qui vado a Giampaolo Concari appunto dell'Istituto Italiano della Donazione, perché le organizzazioni interessate ad iscriversi agli elenchi dei potenziali beneficiari di queste somme hanno avuto tempo proprio fino a ieri per presentarsi al, come dire, cospetto di chi, Concari, per accreditarsi nei confronti di chi? Allora, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche avevano tempo fino a ieri appunto per inviare il modello telematico di iscrizione agli elenchi. Tuttavia c'è una proroga, questo ormai per legge, al 30 settembre 2013, però c'è una sanzione da pagare in questo caso. Quindi i ritardatari hanno l'opportunità di inviare questo modello telematico di accreditamento, chiamiamolo così, agli elenchi dei beneficiari di queste somme fino al 30 settembre 2013, versando una sanzione che vedo peraltro è di 258 euro, se non ho capito male. L'unico problema è che ovviamente non appaiono sugli elenchi che oggi i professionisti, i CAF, eccetera, cioè chi compila la dichiarazione che utilizza oggi, insomma, quindi bisogna vedere se il gioco vale la candela, ecco. Certo, allora perché io ho voluto far fare questa precisazione a Giampaolo Concari? Perché qualora ci fosse venuta così la voglia di fare una donazione alla polisportiva che sta sotto casa, che è quella magari nella quale fa attività sportiva il nostro bambino, e ci viene voglia di sostenerla, non è detto che sia appartenente a questo elenco ufficiale di società che appunto hanno formalmente il beneficio di ottenere queste somme, Concari, per cui facciamo attenzione. Magari chiaramente questa polisportiva ha il suo codice fiscale eccetera, ma non è perché ha un codice fiscale possiamo inserirlo nella nostra dichiarazione dei redditi e automaticamente versare questa cifra. E allora poi magari ci spiega anche quali tipo di parametri si seguono per accreditarsi, quindi se serve anche una particolare forza economica, una particolare caratteristica in termini di operatività sul territorio. Quindi sono aspetti che ci interessano, perché ci sono le organizzazioni molto grandi che chiaramente conosciamo dalle varie, non lo so, Medici Senza Frontiere, Emergency
Agency, c'è l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, ce ne sono tante altre che ogni anno appunto vengono sostenute, le più note, quelle che hanno anche capacità economica di farsi pubblicità. Ci sono però anche organizzazioni più piccole che hanno gli stessi diritti di vedersi appunto supportate con queste modalità, e quindi cercheremo di capirle, anche come individuarle, perché forse sull'Agenzia delle Entrate si può fare. Sentirei subito qualche ascoltatore, così almeno animiamo immediatamente il nostro programma, cominciando con Mauro dalla provincia di Padova, che si era già messo in lizza. Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Buongiorno. Senta, la domanda è molto semplice. Io volevo sapere poi in quanto tempo questi contributi vengono liquidati alle associazioni che ne hanno diritto. Biblici praticamente, Mauro, già glielo... Come? Biblici, più o no, meno. Biblici, sì, però perché mi chiedo, io ho 4 anni che ho il mio contributo delle associazioni della mia zona per l'avviamento allo sport dei minori, per esempio, però quest'anno l'associazione chiuderà per assenza di fondi e degli ultimi 4 anni in cui aveva diritto a questo contributo non ha mai ricevuto una certo. somma. Quindi infatti, questi soldi che esistono non vengono liquidati, questo non è possibile secondo me. Infatti, guardi, come dicevo proprio all'inizio del programma, negli anni passati ci siamo occupati di questo tema affrontandolo proprio con Giampaolo Concari, che ci aveva spiegato come mai in questo settore c'è questo ritardo nei pagamenti, esattamente come capita a molte aziende che devono essere ripagate appunto dalla pubblica amministrazione. Mauro, è possibile che appunto si sia verificato addirittura la situazione tale per cui questa associazione che aspettava questo sostegno non ha mai ricevuto da quando ne ha diritto al punto che deve chiudere? Beh, è possibile, perché innanzitutto bisogna vedere se l'associazione ha fatto correttamente, ha adempiuto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione, cosa che non è scontata. Però detto questo, effettivamente siamo fermi al 5 per 1000 del 2010 per le dichiarazioni di redditi relativi agli redditi del 2009 a livello di ripartizione. Ah, pensavo che no, avevo letto che l'ultimo anno pagato fosse il 2011 sul 2010. Sul 2010, sì, allora sì, faccio io. Sì, in ogni caso si viaggia con un ritardo di 2-3 anni. Comunque, ecco. Tecnicamente gli anni, cioè il ritardo è all'incirca di 2 anni, perché bisogna acquisire tutta la massa delle dichiarazioni, liquidarle e tutto il resto, quindi effettivamente ci sono dei tempi tecnici che non possono essere elusi, insomma. Insomma, però anche in questo campo sono inaccettabili, perché non si capisce che senso abbia tutto questo impianto se poi queste società appunto non ricevono immediatamente questo denaro, che è fondamentale soprattutto in un momento complicato come questo. Prima di andare alla nostra prima pausa pubblicitaria, volevo far chiarire anche a Massimiliano Sironi, nostro commercialista questa mattina, un altro aspetto. Chiaramente le due modalità di sostegno, uno agli enti religiosi e l'altro ad altre organizzazioni, possono convivere, non sono alternative, quindi il 5 per 1000 non esclude l'8 per 1000. È corretto, sono alternative e quindi non c'è nessun tipo di sovrapposizione, oltre, sottolineo anche questa cosa, essere facoltative. Pertanto si potrebbe anche dare il caso di un soggetto che decide di destinare per esempio l'8 per 1000 ma non il 5 per 1000 certo. o viceversa, quindi massima flessibilità nella compilazione. Sono delle facoltà appunto di cui il contribuente si può avvalere. È stimata nell'ordine dei 400 milioni la cifra che viene destinata tramite il 5 per 1000 al sostegno dell'attività di enti no profit, centri di ricerca, associazioni sportive, università, ma anche di enti che si occupano della valorizzazione della cultura e del territorio. Indicando il codice fiscale dell'ente cui vuole destinare la donazione, il contribuente può scegliere al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, a partire da una lista alla quale le organizzazioni erano tenute a iscriversi entro la giornata di ieri. Indicando il codice fiscale dell'ente cui vuole destinare la donazione, il contribuente può scegliere al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, a partire da una lista alla quale le organizzazioni erano tenute ad iscriversi entro la giornata di ieri. Se non viene indicata nessuna organizzazione, la cifra rimane all'erario. Entro il 14 maggio l'Agenzia delle Entrate dovrebbe pubblicare gli elenchi provvisori degli enti abilitati, che dovrebbero diventare definitivi entro il 27 maggio. Si tratta di una forma di sostegno che sta diventando ogni anno più importante e che arriva ad essere fondamentale per la sopravvivenza in tempi di crisi di molte di queste realtà.
Ciò nonostante, attualmente solo il 9% delle organizzazioni non profit richiede il 5 per 1000. E probabilmente saranno anche un po' scoraggiate dal fatto che poi questi soldi arrivano con così tanto ritardo e che magari invece preferiscono campagne diverse di sensibilizzazione dei potenziali sostenitori, campagne di funding appunto diverse, per cui non lo so, Gianpaolo Concari, che ne pensa? Può essere questa la motivazione per cui le organizzazioni no profit in misura non proprio consistente insomma chiede il 5 per 1000? Mi scusi, non ho sentito bene la domanda. Allora, nell'ultima parte della nostra scheda abbiamo detto che nonostante tutte le varie campagne di sensibilizzazione, tutte le spiegazioni che facciamo sul funzionamento di questo istituto, solo il 9% delle organizzazioni no profit in Italia richiede il 5 per 1000. E io ho fatto questa considerazione. Sarà per il ritardo con cui questi soldi poi arrivano, preferiscono campagne di sostegno differenti, no? Magari vanno sul territorio in maniera diversa a ricercare sostegno finanziario da parte di possibili, appunto, sostenitori. Sì, beh, c'è da dire che non tutte le organizzazioni non profit sono ammesse al 5 per 1000, alla ripartizione del 5 per 1000, però effettivamente il numero di organizzazioni che non scelgono questa opzione sì, è possibile che sia particolarmente rilevante. Un motivo potrebbe essere quello del non radicamento sul territorio in modo così forte, insomma, perché poi teniamo conto che ogni dichiarazione dei redditi porta mediamente un contributo di 28-30 euro circa. Quindi qui bisogna avere o dei contribuenti particolarmente facoltosi, allora il loro 5 per 1000 è particolarmente sostanzioso, oppure un numero numeroso appunto di contribuenti che devolvono. E quindi bisogna effettivamente vedere un po' come sono le organizzate questi enti, insomma. Benissimo, allora Massimiliano Sironi, ancora un attimo sul tema della dichiarazione dei redditi, poi naturalmente sento anche gli ascoltatori, sono pronti, vi dicevo già prima, Sandro da Perugia e Carlo da Roma. Sul fronte della dichiarazione dei redditi vediamo come devono comportarsi i contribuenti, no? Sul modulo per esempio del 730 c'è un riquadrino riservato alla scelta per la destinazione del 5 per 1000, ma si può mettere anche un'indicazione generica oppure bisogna essere molto espliciti nell'indicazione della società che vogliamo sostenere? Allora, per quanto riguarda il modello 730 c'è proprio un quadro a parte, separato dal 730, che si chiama 730/1, in cui ci sono tre sezioni, una sezione anagrafica del contribuente, una sezione dell'8 per 1000 e una sezione del 5 per 1000. Per quanto nello specifico riguarda il 5 per 1000, è possibile anche indicare esclusivamente il settore, tra quelli esplicitati nel modulo, a cui si desidera dare il 5 per 1000 della propria imposta. In questo senso i fondi non allocati su uno specifico codice fiscale andranno ripartiti in proporzione al numero progressivo delle destinazioni dirette, cioè delle altre destinazioni fatte dalla totalità dei contribuenti che hanno anche indicato il codice fiscale. Quindi si può scegliere, non lo so, per esempio volontariato piuttosto che un altro campo? Sì, per esempio un campo che si discosta un po' dagli altri è quello relativo al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. In questo caso non c'è il codice fiscale, ma il criterio invece è quello di residenza del contribuente, per cui io firmando in quel riquadro so che il mio 5 per 1000 va sul mio territorio, come va sul mio territorio, con i tempi che già ricordavate prima, ma va sul mio territorio a sostegno dell'attività. Beh, questa potrebbe essere anche un'altra scelta per gli indecisi, magari se nota che ci sono delle condizioni particolarmente problematiche nella città in cui si abita, magari potrebbe essere un aiuto indiretto. Leggo anche su un pezzo molto chiaro che ha scritto una collega di Repubblica che si chiama Sibilla Di Palma, che c'è una procedura diversa per il settore cultura, perché in questo caso il destinatario del finanziamento è il Ministero dei Beni Culturali, che provvede con decreto successivo a stabilire quali saranno gli enti a cui ripartirlo. Concari, è così? Concari, sì, mi scusi, adesso ogni tanto le cambio l'accento, non so per quale motivo. Pronto? Sì, esattamente così, confermo. Perfetto, quindi insomma per la cultura c'è una procedura diversa. Andiamo ai nostri ascoltatori. Allora, avevamo in sospeso Sandro da Perugia. Sandro, buongiorno. Buongiorno, intanto grazie, usando una frase consunta, e complimenti per la trasmissione, ho imparato un sacco di cose per meno male, Sandro. Per questa realtà che mi interessa in maniera particolare. Ottimo. Prima, agganciandomi a quello che è stato detto, una domanda che non avevo previsto,
essendo la mia associazione stata fondata nel 2010, subito nella seguente dichiarazione dei redditi, essendo a norma, è lecito aspettarsi entro quest'anno il primo contributo che scaturisce dal 5 per mille? Questa, ma la domanda... Mi sembra che anche la risposta lei l'abbia già percepita, Sandro, dalle considerazioni che abbiamo fatto. Ma insomma, so anche che, stante la situazione economica, forse è meglio che non mi illuda. La domanda è più tecnica, non riguarda il 5 per mille, riguarda le liberalità versate a favore della nostra associazione, tutte tramite versamento bancario. Ho sentito dire da alcuni che basta, per coloro che vogliono poi mettere per la detrazione dei redditi l'imposta devoluto, che sarebbe sufficiente anche una dichiarazione dell'associazione, mentre io sempre mi muovo con una ricevuta bancaria che è consegnata a ciascuno, che ciascuno certo ha al momento. Cioè, quindi lei praticamente la certificazione che i suoi sostenitori l'aiutano, praticamente la certificazione di questi versamenti lei la restituisce allegando Sì, faccio un versamento indiretto, sempre con tutto d'accordo con la banca nella quale abbiamo il nostro conto e basta. Alcuni mi hanno detto che era essenziale anche una dichiarazione dell'associazione, ma a me sembra, se non pleonastica, farraginosa la cosa, perché realmente con il numero del conto, con la banca volevo sapere se c'è l'obbligo. Se fa bene, si può semplificare un pochino, Sandro. Allora, vado subito a Massimiliano Sironi, perché allora, per quello che mi riguarda, per esempio per l'associazione che io sostengo annualmente, faccio dei piccoli versamenti mensili e in questo periodo dell'anno Sironi e questa organizzazione mi mandano certificazione di tutti i versamenti mensili che io ho fatto, e questo è sufficiente da consegnare appunto al commercialista. Quindi Sandro, in questo caso, per presentare la certificazione dei versamenti che gli fanno i suoi sostenitori, ha una procedura, non ho capito neanche perché fa un altro bonifico lui a sua volta. Io penso che di aver capito che si tratti relativamente al problema se è sufficiente il versamento bancario postale o l'estratto conto di carta di credito, oppure se è necessaria la certificazione. Penso di aver capito che questo è il quesito dell'ascoltatore. Allora, in questo caso direi che è sufficiente sia che si parli di detrazione sia che si parli di deduzione, perché poi ci sono due meccanismi diversi in relazione anche alla tipologia di associazione e, per quanto riguarda ad esempio le onlus, la scelta che il contribuente può fare sull'unico 2012, si può scegliere se fare una detrazione dall'imposta oppure se fare una deduzione dal reddito imponibile. In ogni caso la prova documentale dell'avvenuto versamento è sufficiente, quindi è sufficiente sia il versamento postale sia il versamento con bonifico bancario, ma anche qualora anche il versamento la matrice dell'assegno bancario o dell'assegno circolare oppure l'estratto conto della carta di credito. Quanto risparmio si ha fiscalmente, Sironi, per queste donazioni, ammettendo che ne so io verso 300 euro l'anno ad un'organizzazione, appunto, quanto mi restituisce il fisco? Per il 2000, limitiamoci al caso, perché il caso è abbastanza articolato, limitandosi al caso, che forse quello un po' più frequente, che è quello delle onlus, e limitandosi alle detrazioni, quindi un meccanismo della detrazione, la detrazione per l'anno 2012 è commisurata a un importo massimo di versamento di 2065 e mi spetta una detrazione dell'imposta del 19%, quindi sostanzialmente poco meno di 400 euro massimo, circa 392. La buona notizia, così diamo anche qualche buona notizia, è che dal 2013 e dal 2014 questa percentuale di detrazione che ho ricordato precedentemente si innalzerà per il 2013 al 24% e per il 2014 al 26%. A questo punto l'importo massimo detraibile diventerà per il 2013 poco meno di 500 euro e per il 2014 circa 537 euro. Allora, con tutto il rispetto che io ho naturalmente per queste società e per queste organizzazioni che hanno bisogno del nostro sostegno, io mi auguro che si proceda anche sulla strada di un maggior risparmio fiscale anche per altri ambiti che riguardano i contribuenti, le spese per i figli e quant'altro, perché vedo insomma che in realtà, se si vuole, si agisce anche sulle aliquote, migliorandole su molti campi. Non abbiamo risposto peraltro anche ad un'altra domanda che ci aveva fatto Sandro da Perugia. Gianpaolo Concari, Istituto Nazionale della Donazione, lo chiedo a lei. Lui dice si è accreditato a questo elenco speciale nel 2010 e quindi così aveva fatto dei calcoli per capire se già con i contributi di quest'anno poteva averli, come dire, accreditati in tempi abbastanza ragionevoli, secondo lei?
Sì, dovrebbe riceverli nel corso del 2013. Certo, quindi praticamente per scelte fatte da contribuenti a favore della sua associazione con questa dichiarazione dei redditi, entro quanto tempo potrebbe averli? Cioè, questa dichiarazione è quella che stiamo presentando adesso. Ah, ecco. Andiamo intorno al 2015-2016. Ma se qualcuno lo avesse già sostenuto a partire dal 2010, da quando l'organizzazione si è accreditata regolarmente, dovrebbe ricevere i fondi nel corso del 2013. Il condizionale d'obbligo in tutta questa faccenda, l'abbiamo capito molto bene. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta, mentre al 349-238-6666 Pietro da Milano osserva giustamente: a contestare una dichiarazione dei redditi il fisco ci mette un mese, a versare il 5 per 1000 ci mette 5 anni. E vabbè, Pietro, abbiamo già fatto tutti i commenti del caso, lo so che sono proprio un po' sempre terzomondiste queste situazioni. Detto questo, sentiamo Carlo da Roma. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Sì. Una tematica abbastanza specifica. Sì. Io sono il presidente di un'associazione di promozione sociale che è stata iscritta nel registro, nel apposito registro della Regione Lazio, e questo ci dà diritto a essere, diciamo, destinatari di queste somme. Per fare questo, però, bisogna iscriversi a un apposito registro presso l'Agenzia delle Entrate. Esatto. E qui c'è il problema. Perché io so che ogni anno esce un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in genere esce verso la fine di aprile, sì, che detta le regole, in genere riprende la normativa precedente, in questo caso il riferimento è quello del DPCM del 23 aprile 2010, e come corollario, come addentellato a questa normativa, c'è una modulistica che viene utilizzata per via telematica, sì, attraverso i soliti CAF o commercialisti o chi altro è abilitato a gestire questo rapporto con l'Agenzia delle Entrate. Attraverso questa modulistica si richiede l'iscrizione all'apposito registro dell'Agenzia delle Entrate. Esatto. Per avere poi diritto col tempo, quando sarà, capisco che sono tempi quasi biblici, ad avere poi, a ottenere queste somme. Carlo, allora, intanto, da quello che sappiamo, la interrompo solo un attimo, poi la lascio concludere, c'era tempo fino a ieri, lo abbiamo detto all'inizio puntata, per iscriversi agli elenchi dei potenziali beneficiari. In realtà si viaggia in regime di proroga, concretamente, per i ritardatari o per chi deve provvedere ad integrazioni di documenti a tempo fino al 30 settembre del 2013, versando una piccola sanzione di 258 euro. Quindi questa è la risposta che io già le so dare. Lei non trova questa documentazione online per fare l'iscrizione? Tempo nei corridoi dell'Agenzia delle Entrate locale, e tutti mi cadono dalle nuvole. Eccoci qua. E tutti mi hanno guardato come se fossi sì, un marziano. Oltretutto, allora, anche a Roma adesso, non è che sia. Se io adesso devo andare a pagare 258 euro per iscrivermi, tanto vale che aspetti un anno, perché fa entro i tempi regolari. Gianpaolo Concari, va bene Carlo, che ne pensa? Allora, sì, in effetti sì, bisogna vedere poi effettivamente quanto sarebbe l'ammontare del 5 per 1000 potenziale che lui sa più o meno che potrebbe arrivare dai suoi associati, sostenitori, eccetera. Questo sì. Sembra strano che l'Agenzia delle Entrate abbia nicchiato su questa cosa, ma comunque ci può stare. In ogni caso, sul sito dell'Agenzia delle Entrate c'è appunto una sezione dedicata proprio al 5 per 1000, dove si può scaricare il modello, eccetera. Chiaramente, essendo la trasmissione telematica, quindi non cartacea, del modello, bisogna rivolgersi o ad un intermediario abilitato, oppure bisogna accreditarsi presso l'Agenzia delle Entrate attraverso il canale Fisco Online. So che ci sono alcuni uffici di Agenzia delle Entrate, hanno svolto in passato almeno dei servizi di aiuto, diciamo, delle organizzazioni, e hanno provveduto loro a fare la trasmissione del modello, però
non ne sono a conoscenza di, per quest'anno, insomma. Ho capito. Quindi, insomma... Sicuramente, e poi ci sono anche molto importanti da citare, da ricordare, i centri di servizio per il volontariato che svolgono questo tipo di attività. Certo. Allora, comunque, per tornare un po' alla domanda originaria di Carlo, lui deve farsi due conti. Se magari ritiene che i suoi sostenitori possano devolvere molte... Più di 258 euro... gli conviene pagare appunto la sanzione e accreditarsi entro il 30 settembre, altrimenti giustamente Carlo, con una dose di buonsenso, dice: allora faccio tutto l'anno prossimo e cerco di stare nei tempi. C'era un ascoltatore che non facciamo intervenire, vi leggo io la domanda che avrebbe voluto fare, anzi la considerazione: dice, quest'anno la Chiesa secondo me deve rinunciare al suo 8 per 1000 in questo momento, non vorrei stuzzicare più di tanto Papa Francesco, perché già con tutte le iniziative, come dire, un po' originali che ha avuto, comportamentali che abbiamo apprezzato tantissimo in questi ultimi mesi, chissà, vorrei però anche dire che con queste somme tante parrocchie aiutano tante persone, per cui io mi rendo conto che magari qualcuno a volte ha delle immagini un po' distorte della realtà e non sono così, so anche invece che molte appunto parrocchie nel territorio invece grazie proprio a questo denaro riescono ad aiutare tantissime famiglie. Abbiamo un minuto e mezzo prima di salutarci, Massimiliano Sironi, abbiamo detto tutto per quello che riguarda la dichiarazione dei redditi, appunto il contributo 5 per 1000 e 8 per 1000, alcuni ascoltatori ci chiedono di precisare se non si fa nessuna scelta, questo denaro dove finisce? All'erario. Allora, se non si fa nessuna scelta, per quanto riguarda la situazione è differenziata, per il 5 per 1000 non succede nulla, nel senso che in realtà viene destinato solo quanto è stato allocato, eventualmente anche con un codice fiscale sbagliato. Nel caso di codice fiscale, in caso di compilazione errata del modello 5 per 1000, in realtà la somma, quindi indico un codice fiscale per esempio inesistente, oppure di un soggetto non autorizzato, la somma va ripartita nell'ambito del medesimo settore a cui io intendevo destinare il 5 per 1000. Se io non faccio nessuna scelta, non viene distribuito nessun 5 per 1000. Nel caso invece dell'8 per 1000, in realtà, se faccio una scelta evidentemente va a beneficio del soggetto cui ho fatto la scelta, ma se non faccio nessuna scelta la somma complessiva non attribuita viene divisa in proporzione sulla base delle scelte e delle preferenze espresse. Benissimo, grazie a Massimiliano Sironi e a Giampaolo Concari per essere stati con noi. Saluto l'ascoltatore Giancarlo da Verona che affettuosamente dice che vuole devolverlo a noi, poi vedremo che uso farne. Giancarlo, buona giornata a tutti, a domani. Salva Danaio.